Oggi prepariamo una pizza contemporanea, si chiama il padellino. È una ricetta del mitico Gabriele Monci che mi ha insegnato di persona quando ho fatto il corso con lui. È molto particolare come ricetta perché integra due tecniche differenti, di due prefermenti che sono la biga e il polish. La biga è un prefermento solido, ha un'idratazione molto bassa, e il polish è un prefermento liquido, ha un'idratazione molto alta, addirittura del 100%. Si preparano prima i due prefermenti, che camminano in parallelo, per poi essere uniti e impastati insieme al resto degli ingredienti. Vediamo adesso il procedimento e gli ingredienti. Gli ingredienti per il padellino sono farina di tipo 0, acqua, olio di ottima qualità, sale fino, un pizzico di zucchero e oggi usiamo lievito di birra fresco. Partiamo dalla biga e sciogliamo 5 g di lievito nell'acqua. Versiamo l'acqua e il lievito nella ciotola e versiamo la farina. Quando si fa la biga è importante non andare a creare la maglia glutinica, quindi lavorare sempre con la mano sul fondo della ciotola e cercare di non compattare mai la pasta. Una buona biga deve sempre avere questo aspetto, quindi deve sempre essere molto stracciata, molto ariosa e farinosa. Ecco, piccoli ammassi di questo tipo, cercate di romperli in maniera che la biga possa respirare bene. Andiamo a preparare il polish, cominciamo dall'acqua. Sciogliamo il pochissimo lievito che serve per il polish. Aggiungiamo la farina. Il polish è un prefermento molto idratato, è idratato al 100%, quindi mescolarlo è veramente semplice, basta proprio un minuto. Ecco pronti il nostro polish e la nostra biga. Adesso li dobbiamo coprire entrambi con un panno bagnato e li dobbiamo lasciare fermentare entrambi allo stesso tempo e alla stessa temperatura. La teoria vorrebbe 18 ore a 18 gradi. Questo si scontra un po' con la realtà in questo periodo perché è estate e le temperature non sono certo 18 gradi in casa e anche il frigorifero è molto più freddo di 18 gradi. Quindi bisogna sempre cercare di fare una via di mezzo. Io penso che farò parte in frigo a 4 gradi magari per 8 ore e poi li metto a temperatura ambiente, quindi circa 26 gradi per le rimanenti 10 ore. Ecco come si presentano la biga e il polish dopo che hanno fermentato per, alla fine ho deciso di fare, 14 ore in frigorifero e 4 ore a temperatura ambiente. Ricordo che adesso è estate, quindi in casa mia ci sono circa 26-27 gradi. La teoria, ricordatevi sempre, dice 18 ore a 18 gradi e camminano entrambi in parallelo, ma se non avete una cella di lievitazione, come per esempio il sottoscritto, allora dovete un po' giocare tra la temperatura del frigorifero e la temperatura ambiente. Se fate questa ricetta in inverno, allora vi viene molto più semplice perché magari in casa in inverno uno ha 19-20 gradi e potete stare più vicino a quello che la teoria dice. Cominciamo? Si comincia dalla biga. Mettiamo lo zucchero e cominciamo a impastare. Aggiungiamo un po' di acqua, ma non tutta. Ne aggiungiamo circa la metà, in maniera che possiamo giocare un po' con l'idratazione. Io faccio così, mi sono messo 100 g di acqua, come vi ho scritto nella ricetta, nel bicchiere. E poi l'aggiungo un po' alla volta, diciamo, alla necessità. Aggiungiamo l'olio. Andare a reidratare la biga è una bella bega, nel senso che è un impasto abbastanza duro e nervoso e quindi poi andarla a reidratare ci vuole un po' di tempo e di pazienza, ma con una decina di minuti, diciamo, di impastaggio a mano se ne viene fuori, tranquilli. Quando poi andremo ad aggiungere il polish sarà tutto più facile. Abbiamo impastato per circa 10 minuti la biga con una buona parte dei 100 g di acqua, diciamo circa 70 g, abbiamo aggiunto lo zucchero e l'olio. Adesso andiamo ad aggiungere il polish.
Aggiungiamo il sale. Abbiamo impastato a mano per circa 20 minuti unendo tutti gli ingredienti. Adesso copriamo con un panno umido e facciamo lievitare per circa un'ora. È passata un'ora e questo qui è il nostro impasto lievitato. Ora andiamo a fare i panetti. Stendiamo un po' di farina sul tavolo di lavoro. Un bel po' di farina sul tavolo di lavoro perché l'impasto è molto idratato e quindi è molto appiccicoso. Stendiamo l'impasto sopra. Una bella spolverata di farina anche sopra. E con questa quantità di impasto andremo a fare 6 panetti da 250 grammi. La cosa fondamentale per fare il padellino sono dei contenitori. Io utilizzo dei contenitori che ho trovato al supermercato nella confezione degli gnocchi. Se vi interessa la marca è Nonno Nanni, che sono buonissimi tra l'altro. La classica, diciamo, forma del padellino, la classica teglia del padellino è una teglia in alluminio da diametro magari 24 cm, 22-24 cm, magari vi lascio qui giù il link Amazon perché le vendono in Amazon, ma io mi trovo benissimo con queste. Allora andiamo a mettere un po' di olio sulla teglia, spargiamo bene anche i bordi, mi raccomando, e prendiamo il nostro primo impasto già chiuso e lo mettiamo dentro. Una volta formate le 6 palline, mettiamo una goccia di olio anche sopra per evitare che faccia la crosta. Bagniamo bene la pelle di olio. Gli impasti hanno lievitato per 3 ore, adesso andiamo a rovesciare gli impasti sulla carta forno. Taglio la parte in più di carta forno, che fa solo casino. E adesso prendiamo con la paletta e andiamo in forno. Forno preriscaldato a 250 gradi, con la pietra rifrattaria messa a circa 3/4 dell'altezza. Vi lascio qua sopra da qualche parte il link per il video che ho fatto sulla pietra rifrattaria. Andiamo a mettere le pizze sulla pietra rifrattaria. Cottura due pizze alla volta, circa 10 minuti fino a completa doratura della cupola sopra. Faccio fatica con le parole a descrivervi quanto è particolare questa pizza, perché è una nuvola, dentro è leggerissima, fuori è croccantina e il sapore ha degli aromi veramente eccezionali. Allora, solitamente la pizza contemporanea si serve in maniera un po' diversa dal solito, perché si chiama pizza ma in realtà è più una pagnotta, possiamo vederla anche così. Comunque sia, diciamo, la tradizione vuole che si condisca la parte superiore e che si serva così a spicchi. Io oggi vorrei farla con due condimenti diversi, quindi andiamo ai condimenti. Cerchiamo sempre di usare verdure o frutti di stagione. Oggi è settembre, è metà settembre, e quindi andiamo a usare Sua Maestà il fico. Lo apriamo. Mamma mia, guardate che meraviglia. Con la polpa del fico facciamo una purea. Ecco qui, un po' di polpa di fico. La mettiamo qui. E andiamo a chiudere con prosciutto crudo. Per gli altri due spicchi ho scelto la mia regione, il Veneto. E quindi andiamo a mettere sopra porchetta trevigiana e sopra andiamo a mettere baccalà alla vicentina. Uno e due. Ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, è veramente particolare e ovviamente lascia spazio a tantissime interpretazioni di fantasia per quanto riguarda i condimenti. E ricordatevi che ovviamente si può anche tagliare a metà per usare dei condimenti magari un po' più liquidi e poi anche si può mangiare più facilmente. Comunque, se vi è piaciuta questa ricetta, vi invito a iscrivermi sul mio canale, a lasciare un bel tasto like e come sempre divertitevi e fate tantissime sperimentazioni. Ciao a tutti e buon divertimento!